Case Green dal Parlamento europeo, la Commissione per l'Industria e la Ricerca ed Energia ha dato il suo ok alla proposta di rivedere la direttiva sulle performance energetiche degli edifici. Le nuove norme avranno come obiettivo quello di ridurre le emissioni di gas serra e il consumo di energia nel settore edile dei paesi UE entro il 2030 e di renderlo climaticamente neutro entro il 2050. Il testo approvato in Commissione prevede che gli edifici residenziali dovranno raggiungere una classe di prestazione energetica minima di tipo E entro il 2030, D entro il 2033. Voti favorevoli 49, 18 contrari, 6 astenuti. Il testo votato si basa su un accordo tra PPE, socialisti, liberali, verdi, sinistra, contrari, ECR, ID, di cui fa parte anche la Lega. Anche Forza Italia si è sfilata dalla posizione della sua casa politica, il PPE. Prossimo passaggio dovrebbe essere quello del voto in plenaria durante la sessione di marzo e quindi andare al negoziato con le altre istituzioni europee. Il nuovo testo è un compromesso che vede target più ambiziosi ma più flessibilità, tempi più diluiti e un fondo di sostegno per gli stati.